Allora, avvocato Dino Giusto presenta l'associazione Tindariadi, dico il vostro battesimo di fuoco con questo argomento, perché? Ci sono vari argomenti con cui potevamo iniziare, ma questo è sia di vitale importanza, sia vi è un'urgenza particolare per affrontare questo argomento, perché siamo in prossimità della pubblicazione di bandi da parte della Comunità Europea, anche e soprattutto nel settore agricoltura. E il PRS, il Piano Regionale Siciliano, prevede che all'agricoltura, al settore agricoltura, vanno oltre 1 miliardo di euro l'anno per il prossimo quinquennio. Tra l'altro, forse per l'ultima volta, speriamo di no, siamo ancora come Regione Sicilia obiettivo 1, il che ci favorisce, e dobbiamo sicuramente sfruttare questa occasione ed evitare quello che purtroppo siamo costretti a registrare, questa veramente assurda restituzione di risorse per mancanza di progettualità. Oltre a questo argomento, avete in cantiere di sviluppare altre iniziative? Sì, sicuramente. Già abbiamo in cantiere una iniziativa che riguarda il turismo, un'altra che riguarda i rifiuti, perché i rifiuti purtroppo solo per noi diventano un costo, mentre dovrebbero essere un'opportunità. E anche questo è un argomento che a breve vorremmo trattare. Certo, io so che questo non è argomento magari da dibattere adesso. Dico, la campagna elettorale è fra 1 anno e mezzo. Dico, lei è un candidato a sindaco, era un candidato a sindaco, perciò io questa domanda gliela devo fare. Lei pensa di ricandidarsi nuovamente a sindaco o di essere nuovamente nella mischia? Ma guardi, credo che ancora è presto. Io non posso intanto decidere se ricandidarmi a sindaco o meno. Posso sondare il terreno e vedere se sulla mia persona, e soprattutto non tanto sulla persona ma quanto sugli argomenti che si vogliono proporre, sul programma che si vuole presentare, vi è una diciamo partecipazione di più forze sociali. La volta scorsa l'ho fatto più che altro per dare un contributo, ero da solo con una sola lista. Ha ottenuto, dico, un risultato di sostanza? Sì, un risultato soddisfacente, però quest'anno, alla prossima tornata, se dovessi decidere di partecipare, lo farò in forma diversa. Allora, questo nuovo strumento di questa programmazione 2014-2020, che cosa offre in più e soprattutto che possibilità concrete dà ai giovani imprenditori e agli imprenditori agricoltura di sviluppare i loro progetti? Ma proprio la nuova programmazione è puntata ai giovani. Difatti anche la legge lo dice, la norma lo dice. E per la prima volta i giovani entrano nel secondo pilastro, cioè nel primo pilastro, cioè anche nella domanda AGEA, per mantenere domanda unica AGEA, i giovani avranno un 1% che è simbolico, però fa vedere come l'impegno dell'Europa verso i giovani, perché hanno detto proprio in un trafiletto che è importante svecchiare il concetto di capo azienda, il concetto di imprenditore agricolo. Dico, tra i giovani regna il pessimismo e non da ora. I giovani si possono sentire stimolati da questa programmazione nuova? Sicuramente sì, perché ci sono un sacco di misure che prevedono innovazioni e solo i giovani sono in grado di farlo, certamente non un imprenditore già avanti negli anni che magari non ha difficoltà a usare nuovi mezzi, nuove tecnologie, mentre i giovani hanno questa valenza più spiccata. Poi ci sono tutte queste misure, perché adesso il problema è diminuire i costi per cercare di avere più resa, più PLV, quindi più diminuendo i costi, per diminuire i costi bisogna fare innovazione, quindi è tutto un discorso che parte per l'introduzione dell'innovazione, e i giovani a questa introduzione saranno sicuramente più avvezzi. Senta, l'agricoltura rispetto al passato viene letta sicuramente in modo diverso, più positivo, più produttivo. Questa nuova programmazione che cosa offre di concreto agli imprenditori giovani e agli imprenditori in agricoltura? Chiaramente questa nuova programmazione ha l'esperienza di quella precedente, quindi sarà migliorativa in ogni caso e offrirà sicuramente molti vantaggi rispetto ai giovani che si insederanno in agricoltura, in quanto anche un settore, diciamo, nel quale c'è maggiore possibilità di sviluppo in un'economia che si trova in grosse difficoltà nell'epoca odierna. Quindi la nuova programmazione che sarà esitata e diventerà operativa, ritengo entro il primo semestre del 2015, offrirà non solo, diciamo, ai giovani imprenditori ma anche agli imprenditori in agricoltura grande opportunità.
Senta, a livello burocratico, a livello progettuale, perciò di programmazione in se stessa, a livello tecnico ci sono delle facilitazioni oppure da questo punto di vista si va molto sul tecnicismo, almeno seguendo questi nuovi bandi? No, speriamo che l'esperienza ci abbia aiutato in questo senso e ridurremo sempre al minimo la burocraticizzazione all'interno delle pratiche. Questo è il nostro, diciamo, obiettivo principale che ci viene impartito anche dalla Comunità Europea e che all'interno del bando ci spinge sempre a rendere più agevole l'accesso ai finanziamenti. Da agricoltura parliamo di aspetto in senso lato, nello specifico all'interno del settore agricolo, quali settori secondo lei in questo territorio possono avere maggiore sviluppo? Guardi, noi abbiamo settori in cui potrebbe essere impensabile avere, diciamo, dei buoni risultati, ma lei considera la nocciolicoltura, che qui su Patti, su San Piero Patti, diciamo, è il centro della coltivazione che c'è stata da sempre. Quest'anno abbiamo prezzi delle nocciole che arrivano ai 400 euro a quintale, con diciamo, un'importanza fondamentale in un momento in cui, fra le altre cose, ci sono poche nocciole sia a livello europeo che internazionale. Quindi anche la nocciolicoltura potrebbe essere un'attività, ma poi dico anche il settore del florovivaismo, il settore della zootecnia, delle coltivazioni particolari anche all'interno del settore agrumicolo, cercando di trovare bene, individuare bene i settori che vanno sul mercato. Quindi diciamo che oggi l'agricoltura rappresenta quella frangia di attività, il settore primario, per riprendere lo sviluppo economico del nostro territorio. Anzi, penso che sia la strada per uscire da una crisi del nostro territorio.